Inizio sciogliendo in 150 ml di acqua tiepida 10 g di lievito di birra fresco e un cucchiaino di miele. Trasferisco il lievito ormai sciolto in una ciotola capiente. Aggiungo 150 g di zucchero semolato. Unisco 3 uova. Unisco un po' alla volta 500 g di farina Manitoba. Aggiungo la scorza grattugiata di un'arancia. Aggiungo ancora 8 g di sale fino e 150 g di burro. Dopo una lunga lavorazione, copro con pellicola trasparente e coperchio e lascio lievitare per tutta la notte in un posto ben caldo. Ed ecco come si presenta l'impasto dopo la lunga lievitazione. Adesso lo trasferisco sul piano da lavoro infarinato e faccio un giro di pieghe. Mi aiuto sempre con un po' di farina. Divido l'impasto in tre parti, una più grande che rappresenterà la parte centrale, quindi il corpo della colomba, le altre due più piccole che rappresenteranno le ali. Stendo il pezzo centrale e lo arrotolo su se stesso.
Copro con pellicola trasparente e lascio lievitare fin quando l'impasto non raggiunge quasi il bordo. Dopo questa ulteriore lievitazione preparo il naspro. Utilizzerò un albume, 100 g di zucchero semolato e 3 o 4 gocce di limone. Copro delicatamente la superficie della colomba con il naspro e con le mandorle ed inforno in forno caldo a 170 gradi per circa 45-50 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una gustosa ciambella che prepariamo durante il periodo pasquale, ma che in realtà è ideale in qualsiasi periodo dell'anno ed è ottimo sia per la colazione che per la merenda. Inizio la preparazione del dolce lavorando 3 uova con 100 g di zucchero semolato. Aggiungo 100 ml di olio di semi di girasole. Continuo integrando un po' alla volta 250 g di farina setacciata alternandola con 100 ml di latte. Concludo aggiungendo 8 g di lievito per dolci e la scorza grattugiata di un'arancia.
Ottenuto un composto alquanto fluido, lo trasferisco nello stampo per ciambelle che ho precedentemente imburrato ed infarinato, ed inforno in forno caldo a 170 gradi per circa 35-40 minuti. Cotta la ciambella, la lascio raffreddare completamente. Quando la ciambella è ben fredda, preparo la copertura. In una ciotola lavoro un albume, 100 g di zucchero semolato e alcune gocce di limone. Concludo coprendo la superficie della ciambella con il naspro e decorando con degli zuccherini colorati. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Iniziamo lavorando 5 uova, di cui utilizzeremo 4 intere ed un tuorlo, perché l'albume ci servirà poi per fare il naspro. Un pizzico di sale. Aggiungiamo 200 g di zucchero semolato. Di olio di semi. Di cacao amaro. Aggiungeremo quindi a cucchiaiate la farina, sono 450 g di farina 00 alternata a 200 ml di latte. Per rendere tutto più goloso andiamo a tritare 30 g di cioccolato fondente,
Oliate ed infarinate uno stampo da ciambella da 32 cm di diametro, oppure potete realizzarne due più piccoli. Andiamo ad infornare quindi a 180 gradi per circa 35 minuti, facendo sempre la prova a stecchino per verificare la cottura interna. Ed ecco il nostro dolce appena sfornato. Controllate che sia cotto perfettamente all'interno. Ora non ci resta che lasciarlo raffreddare per bene prima di toglierlo dallo stampo. Procederemo quindi alla preparazione del naspro. Per la preparazione del naspro andremo a montare l'albume con un pizzico di sale . Non si deve montare perfettamente . Aggiungiamo il succo di un limone . 100 g di zucchero a velo vanigliato . Lavorate fino a quando il naspro fila. Andiamo quindi a ricoprire la superficie del dolce, lasciando cadere anche il naspro ai lati. Potete ora completare con la classica codette colorata oppure con delle scagliette di cioccolata, della granella di nocciole, quello che voi preferite. Io andrò ad utilizzare dei riccioli di cioccolato. Che vedete, vado a rompere per non lasciarli troppo grossi. Ora non ci resterà che attendere che il naspro si asciughi prima di poter tagliare il dolce. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!